Tutti sui pedali, giro dei calanchi per mountain bike a Montalbano Ionico, a Matera undicesima edizione di Bici in Città. A Matera invece un'iniziativa per la mobilità sostenibile Bici in Città è arrivata all'undicesima edizione, una manifestazione aperta a tutti. Il servizio è di Stefano Di Agostini. Matera attualmente ha bisogno, secondo noi, di una maggiore mobilità eh, sostenibile. Troppe macchine... Uh, abbiamo avuto esempi, e lo avremo anche oggi con questa, con questa passeggiata, di macchine che probabilmente faranno gli arroganti e quindi abbiamo bisogno di questo, di sì, una maggiore educazione stradale. Strade più sicure per i ciclisti e aria più pulita per tutti. Questi gli obiettivi di Bici in Città, la ciclo passeggiata che ha attraversato le strade della città dei Sassi. A organizzare l'evento l'associazione Wisp, Unione Italiana Sport per Tutti. Si tratta di una manifestazione non competitiva, giunta all'undicesima edizione, che ha animato 89 diversi comuni italiani. A Matera la biciclettata è iniziata e finita in Piazza Vittorio Veneto, passando per. Per le vie del centro città, in totale un percorso di 6 km e mezzo, tra gli sguardi divertiti dei turisti e le spremute d'arancia preparate sul posto per dare ristoro agli atleti. Hanno partecipato circa 300 persone: anziani e bambini, genitori e figli, appassionati delle due ruote e ciclisti improvvisati. Da tutti un appello a istituzioni e semplici cittadini, più rispetto per la bicicletta e per l'ambiente.